Bentornata su Spettacolo Mania, Maria Veraratti, come stai? Bene, grazie. Siamo tutti felici perché torna il commissario Ricciardi e quindi torna anche la dolce Enrica, che però insomma è molto impegnata in questa seconda stagione. Raccontaci qualcosa. Allora, mi è stato fatto un terrorismo, non posso raccontare molto. Posso raccontare che Enrica in questa stagione forse si conosce un po' meglio o comunque è meno in balia delle sue emozioni travolgenti, o comunque lo è, però riesce un pochino a tenere le redini di quello che pensa e riesce appunto a essere un po' più diretta, cioè dice quello che pensa e quello che sente ed è un po' più attiva, diciamo, un po' più forte, e è cresciuta fondamentalmente. E lo dice anche al diretto interessato, insomma, quello che sente. Questo non lo posso dire, non lo posso dire, però sicuramente lo dice a se stessa, mentre prima era proprio in una timidezza che non riusciva neanche proprio, era semplicemente investita da questi sentimenti fortissimi, adesso è più concreta. Però diciamo che lei continua proprio per carattere, per indole, a vivere di emozioni e di sentimenti. Sicuramente, sicuramente, però Enrica, allora, come tante persone che si conoscono profondamente, che sono in contatto con quello che sentono e che sono coerenti, Enrica è docile, però poi ha una forza che quando la deve cacciare la caccia. E quindi forse in questa stagione si vede un po' più quello, anche se è molto molto comunque, insomma, confusa e polarizzata. La butto lì. Senti, immagino felicissima di essere tornata, insomma, sul set del commissario Ricciardi. Che cosa ti ha dato, cosa continua a darti questa serie? Ma è stato strano perché da un lato, passati comunque 3 anni dalla prima stagione, da quando ho girato la prima stagione, poi è uscita l'anno scorso, però tornare a Taranto, ritrovare Taranto come l'avevo lasciata e tutti i miei colleghi, quasi tutti i miei colleghi che adoro, è stato come tornare a casa, quindi questo è stato molto bello, molto piacevole. Allo stesso tempo avevo stratificato già questo personaggio al quale non ho smesso di pensare in questi anni, che è cresciuto insieme a me ed è stato tutto un po' più fluido, credo, per come l'ho vissuto poi non lo so. Senti, un'ultima domanda sul protagonista Lino Guanciale, che è appunto il commissario Ricciardi. Diciamo, vabbè, c'è il fascino di Lino, naturalmente quello è innegabile, ma poi c'è anche il fascino di un personaggio come questo commissario molto misterioso. Ecco, e tu ci credi, insomma, al fascino dell'uomo misterioso? Ne resti vittima oppure preferisci che una persona si riveli per ciò che è? Allora, io credo che io come Enrica, che è l'unico personaggio femminile che non è colpita, magari anche un pochino, ma fondamentalmente quello che l'attrae non è il mistero, il fascino, ma è proprio, c'è un'affinità elettiva con quest'uomo, la cui natura è molto affine a quella di Enrica e si incastrano perfettamente. Io credo che lei, appunto, dico, per questo dico che è molto in contatto con se stessa, perché è riuscita a cogliere questa cosa e quindi anche io come lei, insomma, non è che sono attratta da una cosa o da un'altra, e in generale con le amicizie, con i rapporti, è proprio l'umanità della persona che, se si incastra con la mia, a quel punto ben venga. Grazie mille. Grazie. Un saluto a Spettacolo Mania. Ciao.